Ma perché Paolo? Ah, perché questa è la mia sigla d'entrata nei combattimenti, ossia quando combatto adesso cambio, parlo un dialetto per far vedere che sono poliziano di Lucidico, perché fin prima che avevo difficoltà a parlare italiano, allora mi impapinavo un po', questo in dialetto sono più sciolto. Questi, praticamente questa musica qua la metti un gruppo, si chiama i Bolidi, Zede Verona, Pomigliano Veronese, e loro quando combatto se mi accompagna travestiti o vestiti da village people e li balla e mi fa praticamente da corteo, mi pronuncia i miei incontri. E ti caricano? Non so se mi carico o parire la gente, è una via di mezzo, diciamo, dai. Però sono molto simpatici. Abbiamo accennato prima alle Olimpiadi, no? Quest'anno siamo in anno di Olimpiadi, ti chiedo che emozione si prova ad arrivare alle Olimpiadi appunto? Ma guarda, per un atleta il massimo di fare le Olimpiadi, indipendentemente, dopo se puoi diventare campione del mondo in altre robe e tutto quanto, però come atleta, come sportivo, il mio obiettivo è sempre stato le Olimpiadi, e infatti quando ti dicevo la mano in bocca del bronzo è perché veramente mi puntavo a loro e che avevo anche la possibilità di vincere. Poi chiaramente nel pugilato un giorno uno è più forte, un giorno quando ho perso la semifinale con l'inglese Harrison, lui è stato veramente più bravo di me e mi ha dato un frago di legnale, poche parole, però sì, un termine tecnico proprio specifico, però in realtà è che veramente potevo fare qualche roba di più con le Olimpiadi, peccato, ma adesso comunque non rimpiango mai il passato, adesso vado per il futuro e adesso vediamo insomma di concretizzare un po' questi ultimi 2-3 anni di carriera, sempre che sia 2-3, perché ricordo che John Foreman ha conquistato il mondiale a 45 anni e quindi non si sa mai insomma che emulemo le sue impronte. Ti chiedo, abbiamo parlato appunto del pugilato, qual è la situazione del pugilato in Italia e nella nostra regione? Ma sì, dai, è abbastanza bene, che abbiamo dei giovani emergenti, che abbiamo Fabio Tuia, che è un Massimo Leggero, che è molto forte, poi che abbiamo Zamora, poi che abbiamo sempre di Trieste, Cubano di Trieste, dopo che abbiamo dei Profetis, di Udine, e devi essere anche qualche altro mio professionista, insomma, sopravvivi, non è il boom insomma degli anni 60, 70, quando erano benvenuti, oppure quando dice qua che avevamo Soggia, dopo che avevamo Santa Croce, che avevamo tanti pugili, insomma le palestre erano piene, adesso un po' lati dalla situazione, però insomma dai, si tira avanti, manca un poco diciamo de